Nei loro confronti sono concentrati più capi di accusa che hanno portato alle misure imposte con l'operazione Ultima Fermata. I PM della Procura che hanno coordinato le indagini su un ampio giro di droga e su una rapina al bar della stazione hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Nel provvedimento si fa riferimento alle posizioni di Francesco Ascia, Piero Francesco Frazzitta, Giuseppe Radosta e Daniele Nocera. Nei loro confronti il giudizio è stato fissato per il prossimo novembre. Tutti avrebbero avuto un ruolo nello spaccio di droga, secondo le contestazioni mosse dalla procura a seguito di indagini condotte dai carabinieri. Ace e Frazzitta inoltre sarebbero i responsabili della rapina messa a segno ai danni dei titolari del bar della stazione. Gli investigatori monitorarono contatti e incontri. L'attività è durata per mesi. Uno dei punti di riferimento, anche per lo spaccio, pare fosse la zona a ridosso della stazione ferroviaria, dove vivono diversi coinvolti. Sembra ci siano stati coinvolti che hanno già deciso di definire la loro posizione anche per i destinatari del giudizio immediato. Si apre comunque la possibilità di optare per riti alternativi. Sono difesi dagli avvocati Davide Limoncello, Giuseppe Cascino e Marzia Cammarata. Secondo i PM della Procura, non ci sono dubbi sulla piena responsabilità degli imputati che dovranno presentarsi a giudizio il prossimo novembre.